Ciao a tutti, oggi vi parlo di quella che è la mia skincare routine del mattino, quindi tutti quei prodotti che sto utilizzando in questo periodo e qualche prodotto in più che utilizzo quando ho un po' più tempo, quindi quando per esempio il sabato e la domenica mattina. Quindi cominciamo. Allora, il primo prodotto che sto utilizzando e di cui sono follemente innamorata è questo prodottino qua di Neogen. Questo brand coreano. Questo prodotto io l'ho acquistato su baqueen.it, dove ci sono un sacco di prodotti fantastici, appunto, di brand coreani. E questa è una mousse detergente ai mirtilli. Questa è fantastica. Praticamente, allora. Questa mousse ne utilizzo pochissima perché tanto si vede bene l'effetto. È estremamente morbida, morbidissima. Vi ammorbidisce subito la pelle e al mattino, appena sveglie, è una coccola pazzesca. In più ha questo profumo di mirtillo non stucchevole, molto dolce, è proprio una coccola mattutina, mi piace tantissimo e la morbidezza, cioè io adesso ormai l'ho asciugata, l'ho asciugato, andrebbe sciacquato ovviamente, ma io l'ho asciugato adesso sulla mano, la mano resta di una morbidezza pazzesca e quindi mi piace molto, lo applico su tutto il viso, sul collo e poi vado a sciacquarlo delicatamente. Mi piace tantissimo. Ottimo prodotto. Poi, una volta sciacquato, vado ad applicare il tonico. Adesso questo è nuovo, l'ho appena aperto, ma è un prodotto che ho già utilizzato un sacco di volte ed è il tonico di Sephora, il Lotion Tonic, viso e occhi, perché occhi non lo so, l'estratto di ginseng. Rinfrescante, adesso è perfetto con la stagione più calda. Mi piace molto, l'ho acquistato molto spesso. Quindi vado ad applicare questo prodotto su un dischettino di cotone, passo tutto il viso e passo anche le orecchie, per dire la verità. Passo il collo e poi niente, lascio qualche secondo che si assorba prima di passare al prossimo step. Poi allora, se con il tonico mi sento già a posto, non applico niente. Altrimenti, se ho bisogno di una sferzata in più di energia, ho bisogno di qualcosa in più sul viso, applico questa mist di Elizabeth Arden, la 8 Hour Miracle Hydrating Mist. Questa è molto piacevole, è una broom che va quindi spruzzata direttamente sul viso e lascia il viso ben idratato, ma soprattutto rinfrescato. È proprio una coccola che mi piace sentire, che mi piace fare quando sento che il mio viso ha bisogno di quel qualcosa in più. Un ottimo prodotto questo. Poi, allora, Vichy Mineral 89. Questo è una lotion che io vado ad applicare, un booster, anzi che io vado ad applicare prima della crema idratante, se ne sento la necessità. Adesso che le giornate cominciano a essere più calde, probabilmente lo accantonerò per un momentino oppure lo alterno alla crema, o questo la crema insieme diventa un po' troppo per la mia pelle, che è mista e si lucida come niente. Però è un ottimo prodotto, è rimpolpante e fortificante. Questo l'ho applicato con molto piacere, si assorbe alla velocità della luce di Vichy, quindi un prodotto da farmacia che consiglio sempre, sono strabuoni questi prodotti. Poi, contorno occhi che non può mai mancare, soprattutto perché ci avviciniamo inesorabilmente ai 30 anni. E quindi non ho grossi problemi di occhiaie, però o di contorno occhi secco, però io prevengo che non si sa mai qua. Quindi
Quindi sto applicando con molto piacere il Day Wear Eyes, questo nuovo prodotto di Estée Lauder che mi sta piacendo tantissimo. Avevo già utilizzato la crema viso in passato con molto piacere, la Day Wear famosissima, e adesso sto utilizzando il suo contorno occhi, che è questo prodottino, non so se si vede qualcosa, comunque è in gel. Leggerissimo, piacevolissimo, rinfresca subito lo sguardo, si asciuga alla velocità della luce in un nanosecondo. Posso procedere poi con la crema. Mi piace tantissimo. È proprio non è un prodotto che consiglio per chi ha un'occhiaia un po' più importante, per chi ha necessità di un prodotto un po' più idratante, come può essere il contorno occhi di chi è il squalo all'avocado. Questa è proprio un'altra cosa, però non è niente male per chi non ha un'esigenza più importante, diciamo, per l'occhiaia. Ottimo prodotto, comunque straconsigliato. Poi crema idratante. Sto utilizzando con molto molto piacere questa, la Ginseng, la Energy Boosting Gel Moisturizer, che è il gel in crema, anzi la crema gel di Origins. Quella ginseng è il ginseng, però in realtà la profumazione è all'arancia ed è buonissima. Applicata al mattino mi piace tantissimo perché con questa sua profumazione mi dà subito una sferzata di energia. Al mattino proprio mi dà subito un po' di carica. E è un prodotto in gel, quindi ottimo per chi come me ha la pelle che si lucida e non vuole in questo periodo dell'anno utilizzare un prodotto un po' troppo pesante, una crema, niente di tutto questo. Si assorbe iper velocemente come tutti gli altri prodotti che vi ho mostrato. Fantastico, mi piace proprio tantissimo. E poi, ultimo step, non si esce mai la mattina senza la protezione e io sto utilizzando questa di Eucerin, protezione 30, che ha un effetto anche opacizzante sul viso, cosa che per me è fantastica. E va agitata bene, va agitata molto bene prima dell'uso. Dopo va applicata, allora si lascia assorbire la crema idratante applicata prima, si applica poi questa, si assorbe veramente in pochi secondi, però vi consiglio di lasciar passare magari almeno 5 minuti prima di cominciare a truccarvi, e dopo è fantastica, vi protegge dal sole. Io ho sempre il terrore di queste benedette macchie sul viso che non mi fanno dormire la notte, no scherzo. Questo è molto valido e soprattutto ce n'è un sacco, sono 50 ml, ma ve ne basta due gocce per tutto il viso e il collo. Mi raccomando, proteggetesi per la pelle, non uscite soprattutto in città senza protezione solare. Bene, poi quando ho un pochino più di tempo la mattina e come il sabato e la domenica, approfitto per fare anche uno scrub. Al momento sto alternando questi due scrub. Dunque, questo è di Garnier ed è il Pure Active Intensive, detergente esfoliante antibrufoli. Piacevolissimo questo. Ne basta poco e si applica su tutto il viso. Sentite immediatamente un effetto fresco, piacevolissimo d'estate quando fa caldo. E a volte io mi capita anche di lasciarlo in posa 2-3 minuti, 2 minuti. E restringe i pori, rimuove il sebo in eccesso, aiuta a ridurre i brufoli. Confermo tutto, fa tutto questo e ha questo effetto rinfrescante che è fantastico. All'interno ci sono 150 ml, dura un botto e Garnier è sempre fantastica, ha dei prezzi abbordabilissimi, si trova ovunque e fa degli ottimi prodotti. Io li compro da quando ho 13 anni, ho cominciato a provare i prodotti di Garnier. Ottimi. In alternativa, questo scrub l'ho comprato appunto assieme alla sua crema viso.
ed è sempre di Origins, lo scrub ginseng, quindi stesso concetto di prima, al ginseng, profumazione comunque all'arancia, molto piacevole, una profumazione fresca, comunque al mattino è veramente una coccola. Ed è allora, quello di Garnier, scusate, è uno scrub già un po' più intensivo, non è aggressivo, un po' più intensivo, mentre questa di Origins è proprio un peeling, neanche uno scrub, è molto molto delicato, è formulato in questa, vediamo se riesco a farvi vedere, è formulato in questo gel con dei micro granuli, perfino i granuli sono morbidissimi ed è proprio piacevole da utilizzare. A dire il vero, l'unica pecca, se si può dire, che rimane un po' appiccicoso, un po' più difficile da togliere dopo, ma insomma non è un problema, uno scrub va comunque tolto. Bene, e questi erano tutti i miei prodotti della skincare del mattino. Fatemi sapere se li conoscete, se vi piacciono, cosa ne pensate. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un bel pollice in su e se vi fa piacere iscrivetevi al mio video, per non perdere tutte le prossime uscite. Ciao!